veramente sorprendente. Allo spirito veramente spirit, non interessa proprio niente di andarsene per il mondo a predicare agli altri. Sia chiaro questo, sembrerà assurdo, ma è così. In quanto che gli altri dello spirit non sono che i suoi spiriti simili, che non hanno certo bisogno di lui. Fanno le loro esperienze. Sia chiaro, questo lo spirito lo sa. Lo spirito sa bene che se tu stai soffrendo giustamente, perché il tuo spirito ha bisogno di queste esperienze. Quindi lui sa che o viene a farti la predica, o non viene a fartela, la cosa non interessa granché nessuno dal punto di vista spirituale, perché tu poi lascerai il corpo e le prediche te le prenderai per conto tuo. Però la questione di operare sugli altri ha un'altra radice e nasce dal bisogno di impadronirsi di un altro principio che è universale, ed è il principio della reciproca sussistenza, che è di natura universale. Esempio: nell'universo, come in pratica anche sulla Terra, nessun elemento può sussistere senza la presenza degli altri. Per esempio, ancora, un atomo non avrebbe alcun senso se non fosse immesso in un sistema, se non esistessero gli altri. Non soltanto, ma ogni elemento vitale dipende da un altro. C'è una catena armonica, un rapporto costante di natura fisica nella natura più bruta, nella materia per esempio, che si rispecchia su un mondo già non più materiale. Ogni elemento è concatenato a un altro, e lo è anche perché tutto è di origine divina, e quindi si tratta al principio di una stessa natura, che è unita, compatta, unita da un principio unico. Quindi gli elementi sono tutti in rapporto fra di loro, ma sono in rapporto, e questo rapporto di equilibrio della realtà si trasferisce sul piano spirituale. Cosa significa sul piano spirituale, quindi valido per lo spirito, questa coesione, questa forza che tiene unita e compatta la realtà, materiale o non materiale? I rapporti nella realtà indicano la presenza di un principio divino, che è il principio di fratellanza. Il principio di fratellanza non è solo etico-spirituale, è un principio di natura universale, oserei dire fisico. Ogni elemento della materia cede a un altro elemento qualcosa, tutto si trasforma e va ad arricchire altre forze, che a loro volta si trasformano e ne arricchiscono altre. Le leggi di equilibrio sono leggi che permettono una giustizia fra forze diverse, quasi come se elementi si tenessero per mano e si mantenessero insieme. Ogni elemento poggia sull'altro, è una legge fisica universale. Basta fare l'esempio banalissimo del sistema solare, dove l'uno ha bisogno dell'altro e tutti si mantengono in equilibrio. Nella materia è lo stesso, tal quale. Gli atomi sono tutti in equilibrio fra loro. All'interno dell'atomo c'è un altro equilibrio, ancora altri equilibri. Ora, lo spirito deve capire l'importanza del principio spirituale che è nel principio della struttura della realtà. E allora tutto questo si banalizza nella vita. Questo grande, enorme principio diventerà il soccorso al fratello, l'aiuto all'amico, la predicazione in mezzo al mondo. Ma questa non è altro che la versione banale di un principio ben più grande,
che lo spirito deve digerire, afferrare. E come lo può afferrare sulla terra? Vivendo la parte più estrema e più banale di questa grandiosa esperienza, aiutando il prossimo. E questo prossimo non è altro che l'universale, l'altra parte, la realtà. Attraverso l'uomo, lo spirito non vuole aiutare l'uomo in sé, che si chiami Tizio e Caio, ma vuole capire la fondamentale verità che insita in questo rapporto tra sé e le altre cose. E questo è il principio. Ecco perché dicevo, allo spirito non interessa niente in pratica predicare per il mondo, perché sa che quegli spiriti non hanno granché bisogno di lui, ma deve farlo mosso da questa forza, e lo fa anche per un'altra ragione, senza che lo sappia, perché indirettamente egli stimola gli altri a fare lo stesso. Lascia l'esempio che gli altri non capiranno, vedranno soltanto in chiave utilitaria il bene che si fa agli altri e poi il bene che ne verrà a noi. Sì, il bene ne verrà a noi quando noi facciamo questo, ma è questo il bene che ci viene, la conoscenza di questa fondamentale verità universale, conoscere il grande principio che poi è il principio dell'equilibrio, principio di fratellanza, che poi è principio di amore fra noi e Dio, Dio e la realtà. Questa è tutta la ragione. Ecco perché la vita si banalizza da questo punto di vista, perde di una dimensione universale e ridiventa quello che noi abbiamo sempre detto, una palestra perché lo spirito eserciti certe cose, faccia certe prove. Così come un po' l'atleta, il quale prova e riprova certi movimenti per poi presentarsi completo alla gara. È un po'